E adesso prepariamoci ad un'altra finale dove il tricolore azzurro sventolerà ancora una volta, la finale dei 67 kg maschili, dove abbiamo Luca Maresca che entra adesso sul tatami accompagnato dal tecnico Cristian Vernecchia ad affrontarlo 1-0 Rafis Asanov. Eccolo qui anche lui che entra sul tatami. Incontro difficile questo, ma Luca Maresca ci ha fatto vedere più di una volta che è lui l'atleta da battere. Intanto il bronzo in questa categoria è andato al kazako Mustabat Sultan e all'egiziano Ali El Shaoui. E adesso, finalissima, in palio la medaglia d'oro. 67 kg sul tatami per l'Italia, Luca Maresca. Luca Maresca che viene anche lui da una medaglia d'argento in questo 2020 alla Premier League di Parigi. Poi l'ultimo risultato del 2019 è un quinto posto a Montreal e un terzo posto proprio qui a Salisburgo lo scorso anno. Eccolo Luca Maresca, è iniziato questo incontro, finale valida per la medaglia d'oro, Italia-Azerbaijan sul tatami. Vediamo se stanno studiando nei primi 20 secondi i due atleti. Ecco il primo attacco è di Luca, buono attacco di gamba. Adesso vediamo qui, si difende bene con la mano di richiamo, l'azzurro. Luca Maresca, cintura rossa, mentre cintura blu per la zero, Rafis Asanov. Intanto se n'è andato il primo minuto di questa finale, 67 kg. E qui buono l'attacco di Maresca, c'è stato anche un contrattacco della zero e il punto però è del nostro Luca. Iuco dunque e vantaggio Italia 1-0. Si riparte. Luca Maresca in vantaggio. Cristian Verrecchia dice di tenere il braccio avanti. Lo possiamo sentire in telecronaca in sottofondo. Qualche consiglio utile del tecnico delle Fiamme Oro. Si riparte, 1,45 al termine, vantaggio Italia, pericoloso questo attacco della zero intanto. Ha provato l'attacco da 3 punti, ma ha schivato benissimo Luca Maresca. E parte di nuovo bene, parte di nuovo bene Luca Maresca, però questa volta credo che il punto andrà alla zero, che si troverà in pareggio. Quindi situazione di 1-1. Il vantaggio, grazie al Senshu, però è sempre di Luca Maresca che ha portato il primo punto di questo incontro. Intanto viene richiesta la video review dall'Italia per convalidare il punto della zero o meno. Quindi Cristian Berrecchia ha chiesto la video review per questo punto. Vediamo la replay, scambi talvolta possono essere così veloci da non capire che sia stato il primo a portare il punto. Vediamo da questo replay, probabilmente si potrà vedere meglio. Quindi, video review richiesta dall'Italia è giudicata. Quindi la situazione rimane sul pareggio di 1-1, ma è ancora in vantaggio Luca Maresca ad 1 minuto e 25 dal termine dell'incontro.
Si riparte, qui parte bene ancora un calcio, l'aggressività di Maresca, che adesso prova di nuovo ancora con una tecnica di pugno. Viene chiesta di nuovo la video review per questa tecnica di pugno portata dall'Atalanta a zero. Rafiz Asanov, questo atleta dell'Azerbaigian, dicevamo, l'ultimo risultato utile per lui è un terzo posto a Parigi, l'ultimo risultato utile per lui è un secondo posto a Parigi. No, e quindi la situazione rimane invariata, 1-1 Italia-Azerbaigian, sempre in vantaggio, ricordiamo l'Italia grazie al Senshu. Stare attento alla gamba, lì buono ancora questo attacco di Luca Maresca che sta provando a piazzare il colpo pesante da 3. Ci ha provato, adesso riprova, buono, buono questo calcio, però... So quale punto si entra, sicuramente non il calcio di Luca, no, va in vantaggio la 0 a 50 secondi con uno Yuko. Si riparte, adesso svantaggio l'Italia per 2-1. Basta un punto per Luca Maresca. Portarsi a casa l'incontro, sta provando adesso doppio attacco di pugno con questa sequenza. Qui prova ancora, adesso prova sullo squilibrio a piazzare un punto da 3, ma nulla di fatto, si torna al centro del tatami, soltanto 28 secondi. Si può fare, Luca, si può fare. Si riparte. Qui ancora attacco di Luca Maresca, ma credo sia entrato invece il pugno della 0, sì, così che aumenta il suo vantaggio sul 3-1. Così è. 20 secondi, si può fare tutto, Luca. Qua ha provato ancora con una tecnica di pugno. Esce fuori intanto la 0. 5 secondi al termine. Soltanto 5 secondi. Si può fare ancora tutto in 5 secondi. Il colpo giusto. Ci prova Luca. Per un attimo la vittoria però purtroppo va all'Azerbaigian. Vediamo, no, manca ancora un secondo. Vediamo. Se ci scappa il miracolo. Purtroppo no, l'Azerbaigian conquista la finale dei 67 kg per 3-1 e quindi medaglia d'argento per Luca Maresca, medaglia d'argento. Ottima comunque la prestazione dell'atleta delle Fiamme Oro Luca Maresca, che comunque guadagna un'altra medaglia d'argento. Importante, altri punti per lui. Una tratta formidabile, Luca Maresca. Un po' sfortunato oggi, ma sicuramente una competizione, una gara di livello quella disputata dall'atleta campano. Ah, rimangono ancora due finali per l'Italia in questa giornata, quella di Clio Ferracuti nei più 68. E poi a concludere la finale della squadra maschile di Qatar, partire dalle 16. Adesso ci spostiamo di nuovo sul carape femminile e andiamo a commentare.